Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. In questa serata vedrete una delle interviste di Libre TV e siamo in collegamento con Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica, l'associazione che si occupa appunto, diciamo, in ambiente radicale di questo tema. Già nel nome Luca Coscioni, la storia, diciamo, di una vicenda personale che è diventata politica. E ringraziamo appunto Filomena di essere qui con noi su Libre TV, ovviamente. Già è stata con noi altre volte e parleremo di qualcosa che è avvenuto questi giorni, una sentenza importante della Corte Costituzionale riguardante la legge 40, la legge che regola la procreazione medicalmente assistita, chiamata procreazione qui in Italia, ma comunque sia, che in qualche modo ha avuto in questi primi 10 anni della sua vita questa legge, diciamo, delle amputazioni grazie ai giudici che si sono susseguite. Io do la parola subito a Filomena Gallo per farci, diciamo, inquadrarci bene questo primo traguardo, anzi no, questo traguardo che è molto importante. Che cos'è che è cambiato materialmente nella regolamentazione appunto di questo settore? Allora, intanto grazie per avermi invitato e un saluto a chi ci ascolta e chi ci vede. Questa decisione della Corte Costituzionale è una delle decisioni che possiamo dire storiche sulla fecondazione medicalmente assistita, perché dobbiamo ricordare che 10 anni fa questa legge è stata emanata e subito dopo ha visto l'intervento dei referendum. Il divieto di eterologa era uno dei quesiti referendari, era stato proposto anche il primo referendum, in realtà era di abrogazione totale proposto da Luca Coscioni e dai radicali, e successivamente si aggiunsero i 4 quesiti referendari su alcuni punti che ormai sono stati cancellati. Ricordavo che era un quesito referendario il divieto di eterologa. I referendum non andarono bene perché non fu raggiunto il quorum e soltanto il 25% degli italiani andarono a esprimere il loro parere sulla legge 40. Quel 25% degli italiani dissero no alla legge 40, ma non bastò. E da allora i destinatari di questa legge, insieme a noi, insieme alle associazioni di pazienti, hanno iniziato a fare un passaggio obbligatorio nei tribunali italiani. Con la decisione della Corte Costituzionale siamo arrivati a 30 decisioni sulla legge 40. Per 2 volte la Corte Costituzionale è intervenuta e ha cancellato delle parti della legge. Nel 2009 furono cancellate quelle parti della legge che impedivano di produrre più di 3 embrioni e imponevano l'unico e contemporaneo impianto in utero di tutti gli embrioni prodotti. Allora la Corte, con una sentenza di incostituzionalità additiva interpretativa, chiarì che deve essere il medico e non il legislatore, con il consenso del paziente, a stabilire qual è la migliore scelta da applicare. E inoltre ristabilì anche le giuste tutele, in quanto precisò nelle motivazioni che per la tutela della salute della donna deve essere prodotto il numero di embrioni necessario, e soltanto il numero di embrioni idoneo dovrà essere trasferito in utero, e gli altri embrioni, se sono in più, dovranno essere crioconservati e utilizzati poi per tentativi successivi. Bene, dal 2009 arriviamo al 9 aprile 2014 con una sentenza piena di incostituzionalità sul divieto di eterologa. Attendiamo naturalmente le motivazioni, ma conosciamo quali erano i presupposti per cui per la prima volta il Tribunale di Firenze, ed erano appunto una coppia che si era rivolta all'Associazione Luca Coscioni e che abbiamo assistito io e il collega Gianni Baldini con l'intervento ad adiuvandum delle associazioni Luca Coscioni, Cercobimbo, Amica Cicogna e l'altra Cicogna, Liberi di Decidere. Bene, per la prima volta fu sollevato il dubbio di legittimità costituzionale per la violazione assoluta di un principio di uguaglianza che è stabilito dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale. In realtà
La legge 40 consente alla persona sterile di accedere alla fecondazione medicalmente assistita, però poi vieta l'unica tecnica che potrebbe dare loro la possibilità di una gravidanza, cioè le tecniche di procreazione medicalmente assistita che prevedono l'utilizzo di gameti esterni in un terzo donatore. Questa ordinanza fu seguita da altre due ordinanze del Tribunale di Milano e di Catania con altri collegi giuridici. E il 9 aprile ultimo scorso la Corte ha emesso una decisione di incostituzionalità che dal momento in cui sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale renderà applicabile in pieno questa tecnica nel nostro paese. Non si è creato vuoto normativo perché sul piano scientifico l'Italia è all'avanguardia per quello che riguarda la tracciabilità e la sicurezza di cellule, gameti e embrioni. Attualmente queste norme vengono applicate per i trattamenti omologhi, cadendo il divieto saranno applicate anche per quelli con donazioni di gameti. Sul piano poi delle tutele giuridiche, la stessa legge 40 che prevede che i dati da eterologa siano figli legittimi della coppia, che non è spedibile il riconoscimento di paternità e che la madre non può dichiarare di non essere nominata al momento della nascita, quindi tutte le massime al capo terzo della legge 40. Perfetto, Filomena. Un'altra cosa che è ancora un po' in sospeso, se non erro, è praticamente un qualcosa che si dovrà discutere nella Grand Chambre, che si chiama Parirlo Ponte Italia, cioè ci sta un altro in qualche modo procedimento. Ecco, di che si tratta? Sì, in effetti non è finita qui. La nostra attività per la tutela dei diritti fondamentali, sai che dai padri costituenti quando fu scritta la Carta Costituzionale e sono alla base della nostra Repubblica, della democrazia in questo paese, la libertà delle persone. Bene, ci sono altri due divieti che stanno per essere esaminati da corti nazionali e internazionali. E il caso Parrillo contro Italia è un caso importante. La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata chiamata a pronunciarsi sul divieto di utilizzo degli embrioni italiani e per la ricerca scientifica. La signora Parrillo si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell'uomo con il collega Paoletti per chiedere che suoi embrioni prodotti prima della legge 40 potessero essere donati alla ricerca scientifica. Lei, a seguito dei fatti di Nassiriya, ha perso il compagno. Non c'è più quel progetto genitoriale iniziato per intraprendere una gravidanza. E allora il destino di questi embrioni qual è? O perire nei crioconservatori italiani senza alcun utilizzo, oppure, scelta che poteva essere applicata prima del 2004, essere donati alla ricerca scientifica. Ma c'è da dire anche dell'altro. Intanto il 18 giugno ci sarà l'udienza e dinanzi alla Grand Chambre e anche l'associazione Luca Coscioni insieme alle associazioni di pazienti si sono costituiti con un amicus curiae. Ma dinanzi alla Corte Costituzionale a breve sarà fissata anche udienza con il collega Baldini per la revoca del consenso e per gli embrioni alla ricerca, ma questo non è l'unico divieto. A breve sarà fissata anche l'udienza in Corte Costituzionale per l'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche, che hanno bisogno di accedere alle tecniche di fecondazione in modo strumentale per poter effettuare indagini cliniche diagnostiche sull'embrione prima del trasferimento in utero. Quindi altri due divieti che entro l'anno potranno essere esaminati. Della legge 40 e con questo intervento dei tribunali resta ben poco, ma restano le tutele per i nati, le tutele per i pazienti. Infatti ricordiamo che c'è il registro nazionale sulla fecondazione assistita che è utilissimo per tutti i pazienti. E in questi giorni purtroppo io noto anche che vanno alla ribalta notizie sulla stampa per fatti che vengono ricondotti alla legge 40 e ai divieti, e mi riferisco al fatto di cronaca che abbiamo letto proprio in questi giorni sullo scambio di embrioni avvenuto in un centro romano. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con i divieti che noi abbiamo cancellato dalla legge 40, perché in questo caso che
questo caso che è accaduto all'ospedale Pertini di Roma, nulla a che vedere con questi divieti, quando lì c'è una responsabilità diretta della regione. Pensate che in regione Lazio, dopo 10 anni ancora non sono state emanate linee guida regionali, non sono stati fatti i controlli nei centri di fecondazione assistita e non sono state attuate tutte le garanzie tecnico-scientifiche dell'unica regione d'Italia. Durante il precedente governo regionale i nostri consiglieri radicali, Rocco Berardo e Giuseppe Rosso di Vita, hanno più volte interrogato la Polverini sul perché di tali inattività. E c'è da dire che i centri del Lazio hanno chiesto più volte autorizzazione, controlli, però la regione è latitante e nonostante sia cambiato il governo regionale, Zingaretti afferma che ha iniziato questa procedura, però prima il San Filippo Neri con l'incidente che ha visto la distruzione di embrioni, oggi questo scambio di provette che hanno poi determinato una gravidanza da parte di una donna che a quarto mese scopre in base a indagini prenatali di non aver compatibilità genetica con gli embrioni, quindi sono stati trasferiti in utero embrioni che non sono di quella coppia. Bene, questi sono gli incidenti che non dovrebbero accadere e la legge 40 prevede i rimedi affinché ciò non accada, però purtroppo in Italia sono troppo impegnati a difendere divieti indifendibili e danno poca attenzione a questioni del genere. Ma sì, tu hai citato questa cosa, io penso che sia anche un diciamo la palese dimostrazione del fatto che il progresso scientifico con l'introduzione delle indagini genetiche per varie diciamo anche patologie e così via porta a certificare quanto in qualche modo tutti sappiamo che una parte dell'umanità praticamente si insomma, i figli non sono dei genitori, in qualche modo viene certificato in questo modo, dei genitori nel senso geneticamente non sono discendenti delle persone che li hanno cresciuti, e quindi in qualche modo questo rientra un po', io penso, negli effetti collaterali, poi non so, dell'introduzione della genetica, delle indagini genetiche all'interno della diffusione anche, per cui poi le incompatibilità escono fuori e si sviluppano poi degli imbarazzi, però è una cosa diciamo che si certifica, ma è una insomma leggenda metropolitana, è una cosa che si sa che purtroppo è così insomma. Qui la questione è un'altra, questa coppia ha avuto accesso a una tecnica omologa, non aveva bisogno di fare un'eterologa, quindi ha avuto l'applicazione di una tecnica prevista nel nostro ordinamento dalla legge 40 e c'è stato un errore, gli sono stati trasferiti degli embrioni che non sono i loro. Altra cosa è scegliere, perché si è perso il proprio potere riproduttivo, di accedere a tecniche eterologhe con donazioni di gameti, ma a quel punto è la coppia che lo sceglie, firma un consenso informato, è una decisione di quella coppia. Poi le indagini genetiche possono far scoprire altre situazioni, questo non attiene niente. Io era una considerazione di ordine generale, assolutamente, non era assolutamente di tipo scientifico. Senti Filomena, qui ovviamente data questa, come tu dicevi, anche per le strumentalizzazioni che poi alla fine, e queste di cui abbiamo parlato, questo fatto di cronaca ne è un esempio, si parla subito di vuoti legislativi, di pericoli vari. E peraltro nel nostro praticamente governo, le forze che sostengono il nostro governo vedono orientamenti abbastanza divergenti, c'è chi vorrebbe mettere le mani per compensare per non so quali pericoli derivanti appunto da questa ennesima diciamo parziale demolizione di questa legge, chi invece appunto non si sente preoccupato da questo nel modo più assoluto. Ecco, tu come pensi che andrà a finire? Ci sono pericoli per una sorta di diciamo tendenza a rimetterci le mani, la realizzazione appunto di rimetterci le mani, e magari purtroppo poi dopo vediamo che certe volte le cose vanno peggio e le libertà vengono, quelle sì, amputate? Ma di fatto il legislatore è stato distratto, volutamente distratto, fino al giorno 9 aprile sulla legge 40. Sono state depositate
proposte di legge a riforma della legge, ora non c'è bisogno più che intervenga, può continuare a occuparsi di altro. In questo momento, soprattutto perché ritengo che volendo intervenire vorrebbe provare a creare nuovi deterrenti, in questo momento c'è bisogno dell'aggiornamento delle linee guida che risalgono al 2008 e la legge ha visto due interventi della Corte Costituzionale nel frattempo, c'è bisogno di un aggiornamento del consenso informato e abbiamo appreso della volontà di creare altre normative collaterali, però nel frattempo dall'entrata, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte, la tecnica con la donazione dei gameti ritornerà nel nostro paese e i gameti che attualmente non sono disponibili in Italia perché c'è un divieto che è stato smantellato, cancellato da pochi giorni, potranno essere importati anche dall'estero, perché le normative di cui parlavo all'inizio sono delle normative comunitarie, è possibile trasferire da un centro a un altro centro cellule, gameti e embrioni. Sicuramente, speriamo insomma in qualche modo che le cose appunto da un punto di vista dei diritti e delle libertà possano essere estese anziché in qualche modo ristrette. Volevo fare un piccolo passaggio, diciamo, tu hai accennato prima al referendum, ecco, io penso personalmente, siccome un pochino mi ha visto anche mobilitata quella battaglia per la raccolta firme, che quel referendum purtroppo morì quando fu bocciato il quesito unico, perché poi ne restarono quattro piuttosto settoriali che alla, diciamo, opinione pubblica insomma difficilmente riuscirono a essere. Infatti poi ci fu anche dei sondaggi che attestarono che l'informazione, e quindi veniamo al tema informazione, su questo era molto carente e la percezione probabilmente era anche difficoltosa. Su questo magari due parole possiamo dirle. I radicali sull'informazione sono sempre stati abbastanza mobilitati. Sì, in effetti hai ragione tu, i referendum noi li abbiamo persi nel momento in cui sono stati aggiunti i quattro quesiti referendari. In realtà le persone non sapevano su che cosa erano chiamati a decidere, era troppo tecnico la spiegazione e dobbiamo dire che 10 anni fa abbiamo avuto ragione nel dire che questa legge non ha fondamento giuridico, scientifico, ma soltanto ideologico. E ha cercato di mantenere in Italia dei divieti che non hanno alcuna giustificazione. Sulla comunicazione, e la comunicazione è importante nel momento in cui intanto raggiungiamo anche degli obiettivi e poi li dobbiamo difendere queste vittorie. E intanto in questi giorni io vedo che troppo spesso sul banco degli imputati, purtroppo un'altra volta, ci sono le coppie e quelli che poi stanno lì a commentare chi è contrario e chi è a favore. Noi stiamo parlando di libertà individuali, libertà delle persone, libertà che nulla arrecano come danno agli altri. Questa sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza importantissima perché è un monito anche alla politica, a quella politica che tende a legiferare solo in un senso, senza tener presente che in Italia noi abbiamo un principio di uguaglianza, un principio di laicità che va rispettato. Tutti i cittadini hanno uguali diritti. È un invito alla politica che va a derubricare i diritti delle persone e che troppo spesso mette a fondamento delle leggi solo alleanze all'interno di quei palazzi senza tener presente di qual è il vero volere dei cittadini italiani. Filomena, in conclusione volevo farti parlare un attimino di un appuntamento importante che ha visto l'associazione Luca Coscioni come protagonista, che è il congresso mondiale sulla ricerca scientifica. È andato bene, insomma, che cosa è emerso? Ma intanto è emerso
è stato presentato un rapporto importantissimo sullo stato delle libertà delle persone sui temi più importanti, fecondazione, ricerca, eutanasia, e basta consultare il sito dell'associazione Luca Coscioni Freedom of Research o lo stesso sito associazionelucacoscioni.it per consultare questo importante studio presentato dal professor Boggio. Emersa la partecipazione compatta per 3 giorni di tutto il mondo accademico, scientifico, internazionale e giuridico, con l'individuazione delle emergenze da porre nell'agenda politica nazionale e internazionale, che appunto sono le emergenze che noi in questi anni abbiamo evidenziato nella nostra attività tramite il servizio di soccorso civile, e le emergenze che sono state rilevate riguardano le libertà fondamentali delle persone, troppo calpestate in Italia e con pericolo concreto anche nel resto del mondo. Perfetto, Filomena, ti ringraziamo di questa tua partecipazione per celebrare questo evento, perché è stato un evento importante che appunto segue un'altra serie di, diciamo, piccole demolizioni parziali di questa legge. Speriamo che le libertà in qualche modo in Italia anche il legislatore le prenda in, diciamo, in considerazione, a volte forse meglio farebbe astenendosi da imporre delle regole che poi alla fine sono sempre restrittive. Ti ringraziamo, siamo in contatto ovviamente per quanto riguarda l'attività dell'associazione Luca Coscioni, a presto. Grazie a te, a prestissimo. Grazie a Filomena Gallo.